Mattia allora ha un fisico molto longilineo, come si vede. La caratteristica principale sua è, secondo me, un passista scalatore perché ha ottime potenzialità anche per quanto riguarda cronometro e soprattutto anche in salita. Diciamo che ha un po' di tatuaggi e, come vediamo, secondo me i tatuaggi rispecchiano anche quello che è lui dentro. Adesso non so bene cosa rappresentano perché non le ho mai chiesto veramente, però secondo me basta vedere il tatuaggio delle due mani che si prendono, è anche una cosa molto, diciamo, sentimentale e vorrà dire qualcosa di importante. La parte più importante è la testa, secondo me è la testa, niente da togliere alle gambe, ma per quanto riguarda la testa. Mattia ha il profilo giusto per quanto riguarda la mentalità.